Sedotti da Dio, pagina 127. Non so se lo sapete, forse no, perché purtroppo oggi più che mai esiste un sospetto eccessivo verso la mistica, ma Sant'Antonio Maria Claret, vescovo e fondatore di una congregazione religiosa missionaria, una figura straordinaria dell'Ottocento che a me piace tanto, ebbe un dono singolare. Il 26 agosto del 1861, mentre era in preghiera nella chiesa del Rosario a La Graña, Granja, in Spagna, ricevette il dono della inabitazione eucaristica. Era cioè divenuto un tabernacolo vivente. Per 11 anni ha conservato nel petto le specie eucaristiche, come viene raffigurato nell'iconografia ufficiale, senza che queste si corrompessero. Ora, noi sappiamo e la teologia ufficiale ci insegna che la presenza reale di Gesù in noi permane finché durano le specie eucaristiche, cioè circa 15 minuti, mentre resta permanente in noi la grazia santificante ottenuta con la comunione. Il santo vescovo spagnolo, invece, ebbe in dono di conservare anche le specie eucaristiche e ciò per 11 anni di seguito. Dobbiamo imparare anche noi la lezione. Il nostro cuore, spesso dissipato e distratto, deve mantenere questo centro infuocato che è Gesù. Ogni prete deve essere come un ostensorio eucaristico dove Gesù regna. La complicità con l'abitudine e la monotonia del cuore è un rischio sempre in agguato. La devota raccomandazione che un tempo si trovava nelle sacrestie, celebra missam ut primam, ut unicam, ut ultimam, non è retaggio tridentino. È invece monito a vigilare perché non si passi dalla paura per l'approssimarsi del divino a quanto di peggio può accadere, la distratta assuefazione. Ricordiamoci dei sommi sacerdoti e farisei dinanzi alla morte di Gesù. Restano freddi, distaccati, distanti. Un prete assuefatto è una grande disgrazia per le anime. Meglio un prete fragile ma innamorato del mistero di Dio che un algido e granitico eppure distratto e abituato ai misteri che celebra. Fulton Sheen scrive assai ragionevolmente: non possiamo non ridurre negli animi nostri il mistero che si svolge sull'altare, e aggiunge: age quod agis. Come nostro Signore immolerà se stesso, anche noi dobbiamo immolarci. Offriamo la quiete del nostro corpo perché altri possano avere la pace dell'anima. Digiuniamo per espiare la voracità altrui. Siamo puri per compensare gli eccessi della carne in cui cadono i peccatori. Egli porta a conclusione di ciò il testo di Galati 20:20. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Qui conclude il capitolo quindicesimo. Ora iniziamo il capitolo quindicesimo a pagina 129, intitolato La quarta confessione di Geremia. Geremia 18:23. Ecco cosa scrive Geremia. Dissero: venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore,
e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene? Hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. Consegna perciò i loro figli alla fame, gettali in potere della spada, le loro donne restino senza figli e vedove, i loro uomini muoiano assassinati e i loro giovani uccisi dalla spada in battaglia. Si odano grida dalle loro case, quando improvvisamente farai piombare su di loro una torma di giganti, perché hanno scavato una fossa per catturarmi e hanno teso lacci ai miei piedi. Tu conosci, Signore, ogni loro progetto di morte contro di me. Non lasciare impunita la loro iniquità e non cancellare il loro peccato dalla tua vista. Inciampino alla tua presenza. Al momento del tuo sdegno agisci contro di loro. Quella che ora prendiamo in esame è la più violenta delle cinque confessioni. C'è un registro che si avvicina a quello della vendetta, della ricriminazione giuridica per ottenere vittoria sui nemici. La quarta confessione, che occupa sei versetti del capitolo 18, si situa nel momento di maggiore tensione tra Geremia e gli abitanti di Gerusalemme. La persecuzione si è fatta ormai mortale. Geremia sa bene che la morte non è più un'ipotesi, ma una certezza. La fossa di cui egli parla al versetto 22 è la buca dove egli dovrà essere seppellito. Le espressioni di Geremia sembrano un eco dei salmi di lamento da parte del giusto, come scrive Shekel. Il profeta invoca ora la legge del taglione davanti al tribunale di Dio, dal momento che non si farà vendetta di sua mano. Geremia, ancora una volta, esposto alla morte, confida in Dio. Non vuole agire di propria iniziativa, soprattutto non vuole fare qualcosa senza Dio. Lascia che sia Lui ad agire, anche adesso, dal momento in cui potrebbe fuggire o schivare la prova o tentare una vendetta personale. Il versetto 18, più di ogni altro, lascia intendere l'empia alleanza contro il profeta. Venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. I nemici del profeta trovano sostegno in tutte le realtà del potere sacro, i sacerdoti, i dottori del tempio e persino i profeti. Una coalizione che ha di mira l'eliminazione di Geremia. Ma ciò che più di tutto deve attirare la nostra attenzione è il proposito espresso dai nemici. Ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. L'odio cieco dei nemici non ha però cambiato il cuore di Geremia. Egli continua a pregare per essi, intercedendo dinanzi a Dio. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. Il profeta, annunciando il castigo, è anche intercessore, mediatore, eppure Dio, alla maniera di Sodoma, non vuole ascoltare la preghiera del profeta e risponde: tu non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche. Vedi 7:16, 10:14, 14:11. La sentenza di condanna è già emessa. Il potente esercito babilonese è già in marcia. Qui la parola di Dio si manifesta in tutta la sua serietà.
Per questo Geremia implora, in modo piuttosto paradossale, che il castigo giunga presto, affinché i concittadini posti dinanzi alla realizzazione delle profezie si convertano. Dunque, l'annuncio della parola di Dio si scontra ora in modo concreto con la chiusura del cuore da parte degli ebrei. Nessun successo, nessun trionfo per il profeta. Al contrario, l'efficacia dell'annuncio svela il peccato. È quanto anche noi sacerdoti dobbiamo conoscere. Quando annunciamo il Vangelo nella sua interezza, senza sconti, allora siamo pronti all'ostilità del pensiero del mondo. Oggi si parla molto, già nei seminari, del rischio di essere divisivi. Viene considerata una colpa, un reato. Noi andiamo nelle parrocchie per unire, per la coesione delle forze pastorali. Noi siamo chiamati a mettere insieme, non a dividere. Certo, ma è completa questa visione? Sant'Agostino scrive nel commento al Vangelo di Giovanni: tutti i nostri peccati nel battesimo sono stati distrutti, ma è forse scomparsa la debolezza, dato che è stata distrutta l'iniquità? Se essa fosse scomparsa, si vivrebbe in terra senza peccato. Chi oserà affermare questo, se non chi è superbo? Se non chi è indegno della misericordia del Liberatore, se non chi vuole ingannare se stesso e nel quale non c'è la verità? Non si illuda nessuno di noi preti, dunque. Una vita tranquilla e priva di prove è un sintomo preoccupante. Gesù ci ha inviato come pecore in mezzo a lupi, Matteo 10,16. Von Balthasar si stupiva dell'ingenua smania del mondo che aveva raggiunto la formazione nei seminari, creando un'identità se non altro incompleta. Che ne è della martiria? Ancora von Balthasar scriveva, all'indomani dell'insolito entusiasmo post-conciliare, che il martirio, inteso come testimonianza, la martiria appunto, è niente affatto un'evenienza da scongiurare, ma piuttosto la condizione ordinaria della Chiesa nel mondo. Mi viene in mente qui la testimonianza dei nostri confratelli sacerdoti e vescovi della Chiesa clandestina in Cina. Perseguitati, emarginati, imprigionati, per il solo fatto di rimanere fedeli al Santo Padre e di non piegarsi ai diktat del regime comunista centrale di Pechino. Le loro storie, quando trapelano, sono realmente un'epopea della fede, quasi una sorta di revival della Chiesa delle origini. E quale è la Chiesa ammalata? Quella cinese che subisce la persecuzione o quella europea che si è adeguata allo spirito mondano? Non ha forse detto Cristo in Apocalisse 3,15 che egli vomita i tiepidi dalla sua bocca? Monsignor Giuseppe Zheng Chan Cheng, vescovo di Fuzhou, morto nel 2006, è stato 28 anni in carcere, dove ha convertito molti detenuti. Una storia esemplare è quella di Monsignor Pietro Liu Guangdong, vescovo emerito della prefettura apostolica di Xi'an, nella provincia di Hebei, ordinato sacerdote nel 1945. È stato imprigionato nel 1955, una prima volta a causa della sua opposizione alla nascita della Chiesa indipendente cinese. Nel 1958 poi viene nuovamente arrestato per il suo dissenso nei confronti dell'Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi. Dopo ben 23 anni di detenzione viene liberato nel 1981. Appena uscito di prigione,
nonostante gli fosse stato esplicitamente richiesto di non occuparsi della Chiesa, si dedica con tutte le sue forze all'evangelizzazione e alla rinascita della Chiesa in Cina. Il 25 luglio 1982 viene consacrato segretamente vescovo coadiutore della prefettura apostolica di Ixian da Monsignor Francesco Saverio Zhu Shanfu, al quale succede nel 1986, divenendo il terzo ordinario della medesima prefettura apostolica. Viene così arrestato una terza volta, dal 1989 al 1992, e sottoposto alla rieducazione tramite il lavoro. Nel luglio 1993, colpito da infarto e da paralisi, perde le sue capacità di movimento e di parola. Nonostante il precario stato di salute, viene ugualmente tenuto agli arresti domiciliari, curato con affetto dai fedeli, dalle suore e dai suoi sacerdoti, i quali nel 1997 lo sottraggono alla sorveglianza della polizia nascondendolo. Ha passato perciò il resto dei suoi giorni terreni immobilizzato per l'età e per la lunga malattia. Confidava di avercela sempre fatta perché recitava di continuo il rosario. Monsignor Tommaso Zeng Yigmun, vescovo emerito e non ufficiale della diocesi di Yuyang, è stato in carcere a più riprese per 30 anni a causa della sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa di Roma. Queste sono storie che ci interpellano, e sono tante, e non solo in Cina. Ancora qualche decennio fa, a causa del regime comunista dell'est europeo, quanti vescovi e sacerdoti sono stati capaci di rendere testimonianza. In Albania, nella ex Jugoslavia, in Ungheria, in Polonia, quante vite sacerdotali eroiche. Possiamo qui ricordare, ma solo per accenno, i martiri di Siroki Brieg in Bosnia, 30 frati minori francescani massacrati il 7 febbraio 1945 ad opera dei partigiani comunisti di Tito. I partigiani trovarono nel monastero 30 frati, alcuni dei quali erano professori del ginnasio. Con minacce e bestemmie cercarono di persuadere i religiosi a lasciare l'abito. Al rifiuto di questi, li presero ad uno e li portarono fuori dal convento, dove furono barbaramente uccisi, in gran parte con un colpo di pistola alla nuca. Terminata l'esecuzione, i loro corpi furono cosparsi di benzina, bruciati e gettati in una grotta. Oppure alla testimonianza eroica del cardinale Josef Mizenti, morto nel 1975, più volte arrestato e torturato, condannato all'ergastolo. Tra carcere e arresti domiciliari, Mizenti trascorse 8 anni, durante i quali non poté leggere testi sacri ed ebbe perfino il divieto di inginocchiarsi. Le guardie ricevettero l'ordine di interromperlo se cominciava a recitare preghiere. Durante la prigionia si ammalò di tubercolosi a causa del duro regime carcerario. In Polonia, le figure del sacerdote martire Josi Popielska, ucciso nel 1984, e del cardinale Stefan Wyszyński, morto nel 1981, sono solo le più note di una processione di sacerdoti fedeli fino al martirio.
seguendo questo corteo luminoso di martiri della fede, vengono realmente in mente le parole di Gesù: «Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo». Sant'Agostino diceva che poggiare la vita in Cristo significa non tanto stare in piedi, ma appeso oltre se stesso. Io ho sperimentato tante volte, nella mia preghiera personale, il sostegno dei nostri amici preti che hanno versato il sangue per Cristo. La memoria dei martiri ci incoraggia e ci sostiene. Li sentiamo sempre vicini, sempre accanto a noi.